Buongiorno a tutti, dunque tornano oggi i forum di Mattina 9 e oggi torniamo ad occuparci di un settore di strettissima attualità, ovvero la crisi che investe il comparto turistico. Infatti dopo una Pasqua di chiusura, almeno in Italia, gli operatori del turismo si interrogano sugli scenari della nostra prossima estate, ma soprattutto quando sarà possibile vaccinare in sicurezza. Un tema di grande attualità, ovvero quello che riguarda anche il passaporto vaccinale e le isole Covid free. Come sempre tanti gli ospiti illustri che si avvicenderanno all'interno del nostro forum, un parterre che ho il piacere di introdurvi nell'immediato. Il buongiorno e il benvenuto a Costanzo Iannotti Pecci, vicepresidente Unione Industriale di Napoli, nonché presidente del gruppo Palazzo Caracciolo S.P.A. Salve, grazie per essere qui con buongiorno noi oggi. Buongiorno. Ecco con noi Severino Nappi, consigliere della Regione Campania, nonché con coordinatore della Lega Napoli. Buongiorno, buongiorno, grazie. A lei, buongiorno a tutti. Ottorino Mattera, imprenditore e consigliere di amministrazione Gambero Rosso, salve. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Antonio Izzo, presidente Federalberghi Napoli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, un tema di grande attualità e che riguarda sicuramente la nostra regione e non solo, la crisi del comparto turistico. Io direi di iniziare da subito con una domanda che sicuramente è di grande interesse anche per il pubblico. La rivolgo a lei, Iannotti Pecci. Le chiederei in primis qual è lo status quo della situazione, ma soprattutto qual è lo status quo del comparto turistico. Ma la situazione del comparto turistico è quella che leggiamo tutti i giorni sui giornali, nel senso che è una situazione drammatica, devastata, della quale ho la sensazione, ma lo dico senza nessuna vena polemica, che non ci sia piena consapevolezza, perché se così fosse stato, o perlomeno non c'è stata fino ad oggi piena consapevolezza, perché se così fosse stato non avremmo registrato gli interventi da pannicelli caldi che hanno caratterizzato soprattutto le iniziative poste in essere sino ad oggi. Io dico sempre che quando non si è in grado di fare qualcosa, come accadeva a scuola, la cosa migliore è copiare. Se il governo, soprattutto il governo che da poco è stato messo in archivio, avesse voluto far bene, sarebbe stato sufficiente che avesse copiato quello che è stato fatto con i paesi con i quali siamo naturali competitor, in particolare Francia e Spagna. Così non è stato, e il rischio che noi corriamo, ma credo che Antonio Izzo sarà d'accordo con me in quanto ha detto ai lavori, è che quando questa tragedia sarà alle nostre spalle o comunque sarà in fase di superamento, potremmo trovarci con tante macerie, in particolare per quanto riguarda le strutture di minori dimensioni, che proprio per questo hanno spalle meno larghe e maggiori problemi a ripartire, perché evidentemente non hanno, come dire, sufficiente grano in cascina, fieno in cascina, per poter aspettare che le cose vadano diversamente. Certamente è un problema sistemico, Nappi, che diventa ancora più grave se maturiamo anche questa considerazione, ovvero che le regioni del sud vivono effettivamente di turismo, perché il turismo è la componente essenziale, la componente economica principale. Quindi se vogliamo fare una sorta anche di disamina ulteriore, magari se al nord sono riusciti comunque a bilanciare tale situazione con altri settori, in molti territori, specialmente quelli riguardanti il nostro sud, gli scenari sono totalmente drammatici al giorno d'oggi. Sì, sono assolutamente d'accordo. Credo che il tema del turismo sia, peraltro non da oggi, una delle questioni strategiche dal punto di vista dell'economia. Qua si confonde spesso la pizza con il valore complessivo della filiera dell'accoglienza in una regione come la nostra, dove il turismo, in questo senso lato, rappresenta sostanzialmente un pezzo importante della nostra economia. La gestione della pandemia a livello regionale e anche a livello nazionale, secondo me, è totalmente poco consapevole e centrata su questo tema. Direi che però le cose nascono da lontano. Vi segnalo, ricordo, chi è operatore del settore lo sa meglio di me, che in questa regione non c'è un piano per il turismo e non c'è neppure a livello del territorio napoletano che investa strutturalmente a sistema risorse per aiutare quello che è invece uno dei grandi volani. Abbiamo perso già un primo tram nella stagione passata, rischiamo seriamente già oggi, anche per la prossima, perché mi sembra che manchi l'idea di dover partire da un dato di fatto che sostanzialmente però è elementare,
Nel momento nel quale con grandissima fatica il paese comincia a uscire da questa terza ondata, il primo momento storico per ripartire, per dare uno slancio alla nostra economia è rappresentato dall'imminente stagione estiva. È evidente quindi che lo sforzo del nostro sistema politico, economico e sociale dovrebbe andare esattamente in quella direzione, perché praticamente tra un mese la stagione larga mano a mano parte, la stagione turistica parte, quindi la gente comincia a pensare a che cosa fare appena sarà possibile muoversi, ovviamente quest'estate. Dunque dovremmo mettere le benzina nel motore delle nostre aziende, di tutta la filiera dell'accoglienza, dal bar all'albergo 5 stelle, passando per tutte le attività che sono collegate a questo sistema, per potersi attrezzare rispetto a quello che sta accadendo. Quando invece ancora siamo con le chiusure, ancora siamo con l'incertezza di quando si riaprirà, ancora ci sono troppe poche risorse su questo tema e ci sembra che alcuni ministri, come mi sembra abbia detto bene Matteo Salvini, conoscano soltanto il rosso, mentre invece è tempo di giallo, di bianco, di programmazione. Soprattutto credo che siamo lontani. In Campania soprattutto credo che un investimento strategico vada fatto oggi, utilizzando quello che abbiamo già disponibile, cosa che si dimentica. Cioè tutti ricorriamo, recovery fund, e ci sta, è un dovere, è un tema più ampio che non affrontiamo certamente oggi, ma la Campania ha una dotazione finanziaria straordinaria rappresentata dalla nuova programmazione europea. Nulla vieta da domani mattina di fare già immediatamente un appostamento per la filiera dell'accoglienza, per garantire quest'estate le nostre imprese con dei bandi operativi che allunghino la stagione, che consentano di rimettere a posto le cose, che diano aiuto dal punto di vista del versante del lavoro, che diano aiuto sulla riorganizzazione di un sistema che è in grandissima difficoltà. Perché non farlo? Questo è quello che noi chiediamo a De Luca in tutte le salse. Dal punto di vista nazionale mi permetto solo di segnalare che dei piccoli passi in avanti in un governo che è appena partito c'è. Nel decreto, pur ridotto, contrariamente a quello che chiedeva la Lega, dal punto di vista degli incentivi alle imprese, per il sistema turistico c'è 1,7 miliardi, di cui 900 milioni per gli stagionali, dimenticati storicamente in questo tempo. Sicuramente è pochissimo, ma credo che ci sia la consapevolezza anche rispetto alla centralità della nostra regione. Ricordo che il primo intervento pubblico di Garavaglia, ministro del turismo, è stato in Campania rispetto all'apertura di Stati Se Generali. Questo può bastare, ecco, quello quanto vorrei chiedere anche ad Izzo, perché possono essere sufficienti queste misure poc'anzi anche adesso espresse da Nappi, ma soprattutto per ripartire bisogna fare anche una stima di quelle che sono state le perdite, Izzo. Quindi io le chiedo, che Pasqua è stata per voi albergatori? Guardi, la Pasqua è stata un periodo assolutamente negativo, perché noi con queste chiusure e queste incertezze chiaramente non era possibile, per quanto riguarda i turisti italiani, non era possibile spostarsi da una regione all'altra, i turisti stranieri non sono arrivati, quindi noi abbiamo fatto una Pasqua assolutamente vuota. Gli alberghi che sono aperti ma sono vuoti, gli altri alberghi, la maggioranza, sono chiusi addirittura, quindi non c'è stata nessuna stagione di Pasqua, quest'anno è andata completamente persa. La preoccupazione è che succeda la stessa cosa per quest'estate, dove sarebbe ben più grave perdere la stagione estiva. Io non credo che sia tanto un problema di rosso, arancione o giallo, io credo che noi dobbiamo, ma questo a livello europeo, decidere chi può andare in giro a fare il turista, perché ci sono tutta una serie di persone che potrebbero, indipendentemente dal colore delle regioni, potrebbero viaggiare, perché se noi dotiamo di quello che si chiama Green Pass, oppure lo possiamo chiamare in un altro modo, le persone vaccinate potrebbero fare turismo, le persone che sono state malate e hanno sviluppato gli anticorpi potrebbero viaggiare, le persone che possono dimostrare, avendo fatto un tampone recentissimo, di non essere contagiose potrebbero viaggiare. Allora, indipendentemente dai colori delle regioni e dalle politiche nazionali, facciamo in modo che queste persone, sono categorie diciamo che possono viaggiare, facciamo in modo che possano essere accolte in Italia, quindi consentiamo a queste persone, sia di provenienza italiana che all'estero, di viaggiare, e questo renderebbe possibile un minimo di inizio di turismo, un minimo di inizio della stagione estiva. Poi se parliamo di quello che fa il governo, allora diciamo, io ho molto da lamentare, ma non credo solo io. Cominciamo dall'articolo 1 dell'ultimo decreto sostegni, contributo a fondo perduto. Andando a fare i calcoli, le imprese prenderanno l'1-2%
del fatturato perso. Ma come si può pensare di aiutare veramente un'impresa restituendo un ristoro dell'1-2%? È una cifra assolutamente fuori range, non basta a niente. Quindi, voglio dire, ci sono tutta una serie di provvedimenti che devono essere modificati, perché noi abbiamo bisogno un tavolo tecnico, no? Per magari discutere con le categorie di appartenenza e capire quali potrebbero essere le modalità idonee. Però intanto lei giustamente faceva notare anche un aspetto che vorrei commentare anche con Matera: la possibilità di fare in modo che alcune persone possano tornare a viaggiare. Però probabilmente non è solo questo l'aspetto da tenere in considerazione. Matera, lo chiedo a lei, ma in realtà è una domanda che vorrei poi porre a tutti quanti voi, perché lei è ischitano e da alcune ore si sta parlando della possibilità di avere delle isole Covid free, quindi la possibilità anche non solo di alcune persone, come faceva notare Izzo, ma anche alcuni luoghi deputati. Questa tra l'altro è una prospettiva anche auspicata dal ministro del turismo Garavaglia. È qualcosa, Matera, secondo lei, di auspicabile, ma soprattutto di attuabile nel breve periodo? Assolutamente sì. Dopo vi do anche dei dati che sono riuscito ad avere stamattina dall'ASL. Ischia, Capri e Procida e naturalmente anche tutte le altre realtà turistiche della Campania a breve dovrebbero essere vaccinate, appunto, tutti i residenti. Prenotazioni ancora non ci sono, però se mettiamo in tutta sicurezza queste località, quindi le tre isole, perché saranno pioniere per l'Italia, perché saranno le tre isole, cioè in tutta Italia, si inizierà con Ischia, Capri e Procida. Quindi se metteremo in sicurezza le tre isole del Golfo di Napoli senza il rischio che le località possono essere chiuse, io credo che già per fine maggio o addirittura potrebbe essere auspicabile il 2 giugno in concomitanza con la festa della Repubblica, quindi una sorta di rinascita, potremmo aprire le frontiere ai turisti. L'idea è partita dai sei sindaci dell'isola d'Ischia, che il governatore della Campania Vincenzo De Luca dobbiamo dargli atto, ha fatto un'operazione straordinaria e anche pubblicitaria, permetteranno appunto di aprire un collegamento, un ponte immaginario con tutte le altre regioni d'Italia per far venire turismo nelle nostre località. Basta considerare che oltre il 40% del PIL della Campania dipende dal turismo delle tre isole, quindi la nostra condizione diciamo di insularità rende più semplice anche il controllo sanitario. Cioè, vaccinando l'intera popolazione, perché di quello si parla, potremmo ospitare in piena sicurezza i turisti, aprendo veri e propri, come li possiamo chiamare, veri e propri corridoi che potrebbero affacciarsi a paesi o regioni vicine o alla stessa regione nostra che hanno già completato o completeranno l'immunizzazione. Ora bisogna puntare, credo, al modello dei voli, ci stanno, e anche delle navi Covid test, ci stanno i Covid test, cioè che garantisce un'enorme attrattività internazionale. Insomma, che cosa sono questi Covid? Una corsia preferenziale, come fa intendere lei, questo però non provocherà, anche in realtà già ha provocato, le proteste di località turistiche non isolane che sicuramente riguardano anche la nostra regione Campania, penso anche a Sorrento, alla Castiera Amalfitana. Quindi vorrei una valutazione e poi ritorno da lei, Matera, anche per gli altri ospiti, quindi Iannotti Pecci, lei cosa pensa in merito a questo aspetto? Isole Covid free e attuabile o rischia proteste poi di altre località?